Grazie, volevo fare un attimo il punto della situazione perché questo Parlamento non si limita a scippare i soldi alle persone che hanno risparmiato una vita o anche due generazioni. Questo è il frutto di una serie di lavori che sono stati condotti da questo Parlamento, la mancanza di legge e di un conflitto di interessi reale, in modo che oggi possiamo salvare una banca che si chiama Banca Etruria, con la quale il governo ha forti legami. E l'altra legge è la legge sulla class action che noi abbiamo portato in aula e che ancora è affossata per non dare la possibilità ai cittadini di difendersi da queste schifezze. È tutto un disegno per distruggere i diritti dei cittadini. Complimenti. La ringrazio, non mi pare ci siano altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Sibilia 3.15, pareri contrari Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Montrone. Chi non riesce a votare? Rotta. Spadoni. Bene. Mi pare che abbiano votato tutti. Saltamartini. La ringrazio. Dichiaro chiusa la votazione. 90 favorevoli, 244 contrari, la Camera respinge. Sibilia 3.16, pareri contrari Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Tre minuti. Bene, hanno votato tutti? No, Di Battista. Abbiamo lì su, ok, perfetto, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 74 favorevoli, 255 contrari, la Camera respinge. Sibilia 3.18, in questo caso il parere è favorevole di Commissione e Governo, contrario il relatore di minoranza. Favorevoli, no, chiedo scusa, al contrario di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Mi ha confuso il parere del relatore Pini. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Giuliani. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 69 favorevoli, 252 contrari, la Camera respinge. Maglio Di Stefano 3.19, parere contrario Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Bene. Fossati, Adornato. Chi non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 89 favorevoli, 241 contrari, la Camera respinge. Pesco 3.20, contrari Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Collega Bonafede, per favore, dovete smetterla di alzare la voce. Della Valle. Di Battista, vale anche per lei. Bene. Della Valle ancora non ha votato. Bene.
Dichiaro chiusa la votazione. 84 favorevoli, 237 contrari, la Camera respinge. Maglio Di Stefano 3.21. Parere contrario Commissione e Governo. Favorevole relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Della Valle. Massa. Spadoni. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 88 favorevoli, 247 contrari, la Camera respinge. Pesco 3.23, pareri contrari Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Hanno votato tutti. No, Massa. Chi altro? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 84 favorevoli, 237 contrari, la Camera respinge. Sibilia 3.24, contrari, Commissione, Governo, favorevole relatore in minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Ghizzoni. Ben, ci sono Fanucci, Carloni, qualcun altro? Dichiaro chiusa la votazione. 87 favorevoli, 238 contrari, la Camera respinge. Sibilia 3.25, contrari Commissione, Governo, favorevole Pesco, prego. Grazie Presidente, solo per dire che siamo favorevoli a questo emendamento, grazie. Grazie, Alberti. Grazie Presidente, ma forse prima è sfuggita una cosa che ha detto il mio collega Villarosa, cioè quando è venuto il Presidente del Fondo Interbancario in Commissione, alla domanda ma avreste potuto intervenire anche per salvare quelle banche? E la risposta è stata non c'è stato concesso, cioè questa cosa qua è gravissima, questa cosa qua è pesantissima, cioè un governo o chi per lui ha avuto ingerenza nelle attività di un istituto fondamentale e basilare che ha il compito di salvare, di tutelare il sistema bancario e le banche, non gli è stato concesso di intervenire per fare quello che doveva fare. Cioè, nessuno è intervenuto, nemmeno dalla maggioranza, per negare quanto è stato detto. Allora è avvenuto veramente così? Abbiamo detto dovrebbe la verità. Concludere. Io chiedo, Presidente, chiedo almeno che la maggioranza intervenga e possa almeno replicare a questa affermazione. Grazie. La ringrazio. Sibilia 3.25, contrari Commissione e Governo e favorevole relatore in minoranza. Dichiaro aperta la votazione.